ci troviamo al santuario di Davide Lazzaretti. È la torre giurisdavidica, esattamente la torre dove lui aveva stabilito il suo santuario spirituale, il santuario dove si pregava e si facevano i discorsi sulla sua nuova e rivoluzionaria filosofia, una filosofia che avrebbe preoccupato i potenti e sicuramente scosso le coscienze d'Europa. Davide Lazzaretti nacque nel 1834 ad Arcidosso, sul Monte Amiata, da una povera famiglia contadina. A soli 14 anni, quando era solo in campagna, vide giungere dal folto del bosco un uomo con la barba bianca, vestito con una tunica chiara, che gli disse: «Davide, la tua vita è un mistero». Lo avrebbe visto più volte nel corso della sua vita, finendo per identificarlo con San Pietro. Ma era davvero così? Lazzaretti continuò il lavoro di carrettiere, si sposò ed ebbe 5 figli. Nel 1868, esattamente 20 anni più tardi, il vecchio frate gli riapparve in un sogno, esortandolo a recarsi dal Papa per esporgli la sua missione. In effetti, l'anno dopo, nel 1869, Davide si recò a Roma, senza però riuscire a incontrare il Papa Pio IX. Tuttavia, è curioso che questa forza spirituale spinse Lazzaretti a Roma un anno prima della presa di Porta Pia e della fine del potere temporale. Davide Lazzaretti, tornato da Roma, si rinchiuse per un periodo di eremitaggio in un convento abbandonato della Sabina, dove ebbe altre visioni. Il vecchio saggio tornò per imprimergli sulla fronte un simbolo, 2 C rovesciate con una croce nel mezzo. Questo simbolo, stranamente, è molto simile a quello visti su alcuni dischi volanti nel caso dei presunti contatti dal pianeta Ummo. È da ricordare inoltre che degli anziani saggi vestiti con la tunica sono stati visti da secoli in tutte le religioni e a mio giudizio sono da ricollegarsi ai saggi di Agartha, il regno sotterraneo guidato dal fatidico re del mondo. Tornato ad Arcidosso, Lazzaretti, ribattezzato il profeta dell'Amiata, fece numerosi seguaci. Dal 1870 al 1872 fondò 3 istituti religiosi, inizialmente con il consenso della Santa Sede, che vide in lui un mezzo per contrastare il nuovo Stato italiano appena sorto. Ma presto capirono che non era un personaggio gestibile. Lazzaretti, difatti, si proclamò re dei re e unto del Signore, affermando inoltre che l'avvento del regno dello Spirito Santo era prossimo. Questa è la torre giudiziaria. Farono il favore della popolazione che videro Lazzaretti forse un nuovo profeta, colui che poteva portare una vera rinascita spirituale. Sulla cima del Monte Labbro creò una nuova chiesa, chiamata Giurisdavidica, in cui i tratti cristiano-messianici si mescolavano con un socialismo utopistico. Nella visione di Lazzaretti, difatti, i terreni dovevano essere espropriati dai nobili e diventare proprietà dei contadini che li lavoravano. Su di una bandiera rossa fece scrivere: «La Repubblica è per costruire la torre». E allora lui disse: «Beato chi porta il sasso
e avevano preso l'abitudine di scappellarci sopra il suo nome, ancora qualche pietra c'è rimasta perché poi era stata distrutta anche la torre perché fu poligono di tiro dell'esercito, dell'artiglieria. L'attività di Lazzaretti e della sua comunità mise in allarme sia il Vaticano che lo Stato italiano. Nel marzo del 1878 il Sant'Uffizio lo condannò come eretico e lo scomunicò. La mattina del 18 agosto dello stesso anno, pochi mesi dopo la morte di Pio IX e l'ascesa al papato di Leone XIII, egli guidò una processione che, dal Monte Labbro, scese verso Arcidosso. Già avvertito qui che l'avrebbero sparato. Era stato già avvertito? Sì, sì, l'aveva mandato su un fratello che non ha mai creduto, uno dei fratelli. L'aveva mandato su uno che dice, scenda perché l'aspettano. E allora la moglie dice, pensa a noi, a figli, e tu dice, io ho figli, non ho figli, ho moglie, non ho moglie. E 10 anni che aspetto questo giorno, non mi fermerà nessuno. Ad attenderli vi era però una pattuglia di carabinieri e un militare che non era ufficialmente di servizio in quel momento in quel posto. Fu proprio il militare, un certo Pellegrini, che colpì a morte David. Altri spari furono diretti sulla processione inerme, facendo 3 morti e circa 40 feriti. Fu così che finì la storia di David Lazzaretti. Lazzaretti per le sue meditazioni appena ai piedi della torre giurisdavidica. Qui c'è un passaggio che è stato murato, diciamo tutto il corpo di questa breve grotta che sarà lunga una ventina di metri in tutto, forse poco. E ci sono è molto umida la grotta, bisogna stare attenti, fai vedere anche per te sì. Dove mettiamo i piedi, perché ovviamente ci sono infiltrazioni d'acqua ovunque. Questo è importante perché le grotte con l'acqua, dobbiamo ricordare che le grotte con l'acqua una volta erano considerate sacre, era l'elemento di fertilità, di fecondità, ma era anche un elemento spirituale, rappresentava l'energia del cosmo. E per quanto possa sembrare un po' malsano fare meditazione in un posto del genere, sicuramente c'erano dei lati positivi, anche perché ci sono dei minerali molto particolari, si parla, le guide hanno detto di tenere lontani i cellulari e le carte magnetiche dalle pietre, se vogliamo prenderne qualcuna, perché ovviamente sono fortemente magnetiche, quindi possiamo ipotizzare la presenza di magnetite e altri minerali ferrosi di tipo magnetici, perché siamo chiaramente in zona vulcanica. Andiamo da questa parte, lentamente usciamo dalla grotta. Ok, adesso stiamo per entrare nella zona che è il vero Sancta Sanctorum della grotta, vale a dire il punto della grotta dove c'è una specie di altare che è stato custodito, attenzione che è stato custodito in maniera, diciamo, religiosa quasi, proprio come era all'epoca. Vediamo il simbolo giurisdavidico, che sono le 2 C con la croce, e il simbolo, altri simboli sacri, il simbolo chiaramente della vittoria, e poi delle preghiere. Insomma, è una invocazione di protettiva in qualche modo, anche perché giustamente Lazzaretti si sentiva anche un po' osteggiato e in pericolo, come infatti aveva ben intuito. La grotta di Lazzaretti, troviamo un simbolo interessante, è sempre il simbolo suo, di giurisdavidico, quindi la croce con la doppia C, in questo caso però la C non è solo ai lati ma è anche sopra e sotto, quindi è un simbolo potenziato, c'è anche una vernice, non si capisce bene, ma credo sia
ritrovò anche i resti di uno scheletro, invece erano solo le gambe e il teschio, di un guerriero molto antico, forse qualcosa di ancora più antico degli Etruschi, che aveva le ossa dipinte coperte con una vernice rossa. Era quindi un luogo sacro già da tempi molto antichi, e in qualche modo qui Lazzaretti ha ritrovato il contatto con esseri di altre dimensioni.